Alessandro Maltero, il quotidiano nazionale. Ci sono presenti in sala molti giornalisti. Abbiamo visto anche le telecamere di Canale 5 e della RAI. Credo, nonostante quello che si legge nei forum, credo che i media abbiano dato un grosso impulso alla conoscenza di queste ricerche. Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Repubblica, Resto del Carlino, La Nazione di Firenze, Il Giorno di Milano e potrei continuare per molto, hanno lasciato nella rassegna stampa articoli con una solida base scientifica e con descrizioni accurate del razionale e dei primi risultati dei 65 pazienti trattati con questa angioplastica dilatativa o come si chiama, stiamo cercando anche come giornalisti di trovare una terminologia che faccia da ponte, che non sia troppo erudita solo per addetti ai lavori, ma che sia un linguaggio scientificamente comprensibile ma adatto al grande pubblico. Siamo reduci da anni, da momenti anche spiacevoli, perché a volte la ricerca scientifica viene cavalcata, e non parlo dei presenti, da persone senza scrupoli che fanno veicolare attraverso i media contenuti sbagliati. L'ultimo recentemente, i famosi viaggi della speranza, il presidente Eisner, il professor Battaglia, da anni sta lavorando, e l'ho seguito nei suoi sforzi, per evitare che migliaia di famiglie che si sono indebitate in maniera preoccupante, finendo in mano a personaggi sbagliati, possano riscattarsi e possano essere, perché il malato di sclerosi multipla è un malato che è vulnerabile. Questa è la mia domanda. La domanda è: considerate anche la necessità di una trasparenza e di una puntuale informazione verso i mezzi di comunicazione di massa? Perché noi ancora oggi, parlo di noi giornalisti scientifici, siamo di fronte a una bellissima produzione di letteratura scientifica, ci siamo studiati i vostri risultati, sappiamo che la riunione di dicembre che è saltata non è saltata in vano, perché tra Natale, Capodanno e l'Epifania si sono gettate le basi per un arruolamento di pazienti 10 volte superiore a quello che è successo fino ad oggi. Aspettavo, e credo anche molti malati, leggendo dai forum, che anche da questa riunione venisse fuori qualche momento di trasparenza in più per quanto riguarda chi arruolerà la prossima messa di pazienti. E per esempio la Regione Emilia-Romagna, in un comunicato che ha diffuso, potrebbe anche dirci dove questi pazienti devono rivolgersi per candidarsi a queste ricerche e non doverli trovare noi giornalisti sbirciando nei forum numeri di telefono o indirizzi email piuttosto che del centro Il Bene, ma quindi una richiesta di trasparenza. E questa è la mia domanda: che garanzie di trasparenza ci darete e quale informazione ci darete nel corso di questa prossima imminente sperimentazione? Grazie. Guarda, io penso che la parola trasparenza sia sempre stata quello che noi abbiamo fatto, perché io faccio quello che normalmente viene fatto, ho sempre risposto a chiunque mi abbia chiesto qualche cosa. Abbiamo pubblicato i nostri dati che sono stati vagliati da numerosi processi di revisione scientifica, li abbiamo pubblicati, la Fondazione La Nascere ha un ufficio stampa che manda comunicati stampa a tutti quanti, quindi cioè io penso che sia sempre stato fatto trasparente, tutto quello che noi abbiamo fatto è trasparente ed è privo di qualunque tipo di aspetto oscuro, diciamo, non ci sono aspetti oscuri.
Per quello che riguarda i prossimi studi, non possiamo ancora dare questi dati perché si attende quello che Mario Battaglia ha detto prima, cioè se si farà uno studio clinico, è uno studio clinico che dovrà essere condiviso, il primo incontro è proprio quello di lunedì con il comitato scientifico che giustamente Battaglia ha approntato, sono una serie di esperti nazionali e internazionali con cui noi ci confronteremo per gettare le basi su quelle che sono poi i dettagli, su quale tipologia di pazienti andremo, la durata che avrà lo studio, le modalità, tutto questo naturalmente sarà reso noto perché se l'Emilia Romagna, la regione, è scesa in campo per ufficialmente diciamo, darci la certezza che lo studio verrà fatto, però in quelli che sono i suoi aspetti, proprio quelli che lei mi chiede, particolari non sono ancora stati definiti, però io credo che non appena lo saranno verrà fatto un press release. Questo assolutamente si impone perché è un qualche cosa che probabilmente esce anche dai confini nazionali o dell'Emilia Romagna l'attesa su uno studio di questo genere. Abbiamo ancora parecchie domande nel pubblico. No, scusate, io sono Christoph Mamin, sono il presidente della Scala dei Multiplayer di Bolzano. In risposta a Stefano Barbo volevo dire che abbiamo già preso contatto con il professor Zamboni. La reazione dei neurologi è senz'altro stata quella che ha detto lui e non solo a Bolzano, anche in altri istituti italiani. Mentre in Germania mi hanno detto che questa teoria è una teoria vecchia e che è interessante seguirla, non farsi troppe speranze, però di seguirla e va seguita. Bolzano, come detto da Stefano, non abbiamo trovato chi ci segue nel pubblico, abbiamo però trovato un neuroriabilitatore con una clinica sua che è disposto a monitorare i pazienti in clinica che vengono ricoverati e il professor Zamboni non più tardi di 3 giorni fa ci ha mandato i parametri per farlo, quindi tempo, non so, 1 o 2 mesi per improntarci dovremo partire. Rifaccio la domanda io in quanto non ho avuto una risposta. Per quanto riguarda il l'accumulo di ferro, c'è una correlazione tra i metalli pesanti facendo il mezzo di contrasto per la risonanza? Diciamo questo, che il mezzo di contrasto della risonanza non è un mezzo di contrasto che è indirizzato a vedere i metalli pesanti. Una cosa che si sta facendo che è veramente molto interessante invece è di utilizzare il campo magnetico che gli stessi metalli pesanti quando si accumulano generano per essere visti. Quindi, per esempio, gli accumuli di ferro, che è il metallo pesante più caratteristico, insomma comunque più costante che viene trovato nella sclerosi multipla, attraverso un sistema che si chiama SWI, potrà essere visto senza alcun mezzo di contrasto, ma non solo, potrà essere esattamente misurato. Quindi si potrà esattamente conoscere quanto è l'ammontare del ferro che si trova nel cervello senza bisogno di contrasto. E questo è un qualche cosa che verrà pubblicato veramente fra pochissimo, sicuramente entro la fine di questa primavera. Grazie. Salve, sono Stefania Maselli.